In questo seminario vorrei parlare di quali possono essere diciamo, il pensare la musica oggi, quali possono essere due dei tantissimi atteggiamenti che ci sono, per cui è quasi impossibile essere, diciamo, esaustivi da questo punto di vista. Però ne ho scelti due che mi sembrano poco battuti in linea generale e secondo me sono molto importanti. Due possibili atteggiamenti proprio estetici nella musica e vorrei percorrerli, vorrei analizzarli attraverso degli esempi musicali. Adesso voglio cercare di stringere il più possibile perché questa rischia di andare parecchio per le lunghe, per cui vi farò ascoltare soltanto alcuni piccoli estratti dai brani che presenterò, però siete molto fortunati perché al giorno d'oggi trovare questi brani, per esempio, conoscendone il titolo, eccetera, eccetera. Potete sempre andare su YouTube, che è uno scrigno di tesori, magari che non saltano direttamente agli occhi, ma appunto se uno conosce il brano, eccetera, eccetera, può andarselo ad ascoltare nella sua interità. Intanto va fatta una piccola introduzione su di che musica stiamo parlando. Quando stiamo parlando di composizione, di che cosa stiamo parlando? Allora, voi sapete che c'è una generale, accordo di tutti sul fatto che esistano, i generi musicali. Se però analizzate il problema dei generi musicali, e questo problema è stato per esempio analizzato abbastanza in profondità dai musicologi della cosiddetta popular music, cioè della musica popolare, che si sono posti il problema di che cosa sono i generi musicali, come sono. E diciamo che loro vengono alla conclusione che sono come dei dati ontologici che esistono perché il popolo vuole, perché il popolo, o insomma il mondo musicale, il mondo degli ascoltatori, etichetta le cose in un certo modo, e da quel momento in poi queste etichette significano qualcosa. In particolare poi i generi musicali vengono utilizzati dal mercato discografico, insomma dal mercato dei prodotti musicali per categorizzare le cose. Io devo dire che sono molto critico rispetto a questo tipo di operazione qua, perché secondo me i generi musicali, prima di tutto, no, non esistono veramente. Se uno cerca di chiedersi, no, Mahler in che genere musicale rientra? Allora poi, sì, certo, rientra nella musica classica, tardo-romantica, però in realtà, poi, insomma, alla fine, se uno va in profondità, non riesce poi più ad applicare questo tipo di categoria. Invece trovo più utile applicare un'altra categoria che non viene mai applicata, invece, che è quella delle funzioni musicali. Ci sono anche qui vari studi, soprattutto di etnomusicologi, eccetera, eccetera, che insomma, diciamo, concordano su diciamo, un assunto di base, che esistono di fondo, semplificando molto, tre tipi di funzioni musicali che possono essere riassunte così: la funzione rituale, il rito, una funzione di intrattenimento, che è quella che forse più che conosciamo meglio, e invece una funzione di speculazione intellettuale, di speculazione cognitiva, che forse è quella che invece conosciamo peggio, cioè la capacità della musica di farci pensare, di farci riflettere. E
Ecco, uso queste tre categorie per specificare che la musica di cui parliamo oggi, di cui parleremo oggi, di cui tratteremo, è una musica che, diciamo, composta con funzioni o con un scopo speculativo. Quindi tratteremo di ricerca, di sperimentazione compositiva e quindi appunto di musica scritta per aumentare le nostre capacità di ascolto e di speculazione intellettuale. Detto questo, anche voglio restringere il campo al campo temporale, non parlerò di tutta la musica occidentale dal 1300 in poi, ma parlerò appunto di aspetti specifici, cioè dell'influenza delle nuove tecnologie su alcuni particolari compositori lungo il XX secolo. Appunto ci soffermeremo su alcuni casi, ascolteremo alcuni esempi, giusto per fare degli esempi, no? Non per essere, no, non con una pretesa di sistematicità e di essere esaustivi. E tutto questo dovrebbe servirci per capire su quali versanti può articolarsi oggi il pensiero musicale. Giusto per collocare appunto alcuni degli ascolti che faremo oggi, li ho disposti in una timeline per far vedere, diciamo, di che periodo stiamo parlando. Ascolteremo per esempio Charles Ives, che è un compositore vissuto a cavallo del Novecento e morto all'inizio degli anni 50. E poi ascolteremo anche, diciamo, vedete che c'è tutta una generazione, Xenakis, Berio, Stockhausen, eccetera, eccetera, che più o meno corrispondono a persone nate negli anni 20. Grisè è forse un compositore più giovane, ma anche purtroppo vissuto molto, molto poco. Ed infine appunto anche Pendereschi. Questo è l'ambito in cui ci stiamo muovendo. Come procederemo in questa cosa? Allora, faremo due tipi di analisi, due tipi di analizzeremo due tipi di atteggiamenti estetici. Il primo è l'atteggiamento compositivo, i diversi approcci nei confronti del continuum, cioè come vedremo la musica a un certo punto, diciamo all'inizio degli anni 50, accede al continuum, poi ne parleremo. Questo è uno dei possibili approcci. E l'altra è un'analisi invece dell'impatto della riproducibilità dei suoni, perché questa ha avuto un grosso impatto sulle tecniche compositive degli anni del secolo scorso e lo sta continuando ad avere anche adesso. Naturalmente non sono le sole strade che sono state percorse, ce ne sono molte altre. Diciamo, un'estetica che mette in relazione il suono e il silenzio in maniera abbastanza organica. C'è un'altra possibile percorso che è l'iperdeterminismo versus invece un'apertura a fenomeni aleatori. Questo
questi sono solo esempi, sto facendo, ci sono compositori che si dedicano a forme ecosistemiche, cioè forme in cui l'ambiente circostante interagisce e informa il prodotto musicale, e poi ci sono molte nuove forme proprio di espressione musicale, come possono essere le installazioni, la musica che interagisce con l'ascoltatore e così via. Ci sono moltissime di questi percorsi e non possiamo così parlare di ciascuno di questi. E per cui appunto mi sono, diciamo, ho ristretto l'ambito a questi due aspetti di cui parlerò oggi. Allora, parliamo del continuum. In generale, nella musica, i cambiamenti delle tecniche, delle tecnologie musicali, funzionano quando le necessità espressive dei compositori convergono con gli sviluppi tecnologici. Cosa significa? I compositori hanno bisogno di specifiche tecnologie e viene fuori in un momento o in un altro uno sviluppo tecnologico che permette loro di accedere di riuscire a esprimersi con questi sviluppi. Torniamo un attimo indietro, vediamo che cosa è successo durante il Romanticismo. Durante il Romanticismo cosa succede? Succedono tante cose, ma sostanzialmente c'è, dal punto di vista musicale, una progressiva emergenza del timbro come parametro compositivo fondamentale. Il timbro diventa importante. Se voi ragionate, per esempio, sulla musica barocca, o su, diciamo, l'inizio della musica classica, vedrete che il timbro era sempre una questione piuttosto incidentale, non organica all'interno della composizione. Questo non è più vero nella musica tardo romantica e tardo romantica. Il timbro diventa uno degli aspetti fondamentali e si scrive col timbro e si lavora con esso. Nel romanticismo succede naturalmente che c'è la saturazione delle soluzioni armoniche. Se guardate, che ne so, un libro molto piccolo ma molto importante di Schoenberg, che si chiama Le funzioni strutturali dell'armonia, che è diciamo, un libro degli anni 50, quando lui stava alla fine della sua vita. Eh beh, lui vi dimostra che sostanzialmente l'armonia romantica satura tutte le possibili relazioni armoniche. Oltre a questo c'è una emancipazione e diversificazione del ritmo ed infine c'è una espansione delle forme in tutte le direzioni, cioè si va da forme microscopiche, dalle miniature, per esempio, di Webern, fino appunto a forme estremamente estese, come la settimana di luce di Stockhausen, che dura una settimana, appunto, oppure il brano di Cage che dura 600 anni e così via. Quindi c'è un lavoro in tutte le direzioni della musica in cui quello che succede è che si cerca di riempire tutti gli spazi combinatori. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto, questa progressiva emergenza del timbro che abbiamo visto in realtà viene soddisfatta dalle tecnologie elettroniche e computazionali, perché queste aprono molte possibilità e queste possibilità non sono soltanto nel produrre timbri nuovi e diversi, ma anche permettono ai compositori, come vedremo, di riflettere
sulla produzione stessa anche con timbri orchestrali. Poi vedremo come si articola questa cosa. La saturazione delle soluzioni armoniche dà luogo a tutta una serie di movimenti che propongono delle soluzioni compositive. Si passa dallo strutturalismo, cioè da un iperdeterminismo delle soluzioni armoniche, fino appunto all'aleatorietà, al caso, e poi sempre si pensa per esempio ai microtoni, alla microtonalità, cioè alla possibilità di intervenire in note che stanno al di fuori del sistema temperato e sono un po' tra le note del sistema temperato, non sono quelle del sistema temperato. Quindi diciamo, anche lì lo spazio delle frequenze, delle altezze, delle soluzioni armoniche diventa continuo, diventa uno spazio di frequenze che è uno spazio di numeri continuo, non è più suddiviso in note. La stessa cosa accade nel ritmo. I ritmi non sono più, non solo non sono più i ritmi quadrati, non sono più i ritmi irregolari, ma c'è una emancipazione e diversificazione del ritmo che appunto va verso un continuum temporale anche lì. E finalmente, sì, certo, c'è una espansione delle forme che, come ho detto, apre verso gli estremi e riempie un po' tutte le possibili soluzioni formali che possiamo immaginare. Quindi sorgono delle nuove necessità espressive e la soluzione delle nuove tecnologie pone nuovi problemi musicali. Perché uno dei problemi è: ma tutti i domini della musica in questo modo diventano continui, non ci sono più le note come le conosciamo, ci sono le frequenze, si può scegliere qualsiasi frequenza, qualsiasi cosa, e quindi le altezze, i ritmi e i timbri diventano continui. Il compositore si trova di fronte alla domanda: ma come si può gestire o comporre o creare con questi domini continui? Perché capite bene che sono un ambito completamente nuovo, almeno all'inizio degli anni 50, nel mondo musicale. E in questo dibattito interviene un grande saggio, se vogliamo, che è Claude Lévi-Strauss, che come sapete, è un antropologo, che però era un grande conoscitore musicale, il quale sostanzialmente fa capire in un certo senso lo dimostra pure, che il senso musicale, almeno quello conosciuto fino a quel momento, esiste soltanto perché esiste una segmentazione dello spazio del continuo sonoro, perché appunto questa segmentazione permette di far nascere dei rapporti oppositivi tra i suoni, un suono è una cosa e non un'altra, e dei rapporti gerarchici. E appunto tutti i sistemi modali, tonali, politonali, atonali, comunque sfruttano questo tipo di opposizione. Una nota è una certa nota, non è una frequenza qualsiasi, e si oppone ad altre note. Insomma, in poche parole, quello che Lévi-Strauss propone come riflessione è il fatto che senza segmentazione non si riesce a
a elaborare un senso musicale. Si viaggia in un magma che non ha, che non ha alcun senso. Ora vedremo che i compositori appunto si dibattono, ma con risultati anche molto molto efficaci dal punto di vista espressivo. Vedremo che ci sono atteggiamenti diversi e proveremo appunto a distinguerne vari tra di loro, cioè coloro che per esempio colgono delle suggestioni matematiche o architettoniche per elaborare discorsi musicali sul continuum. Poi ci sono gli strutturalisti, sempre quelli che appunto organizzano gli spazi magari in una maniera diversa, ma comunque risegmentando gli spazi continui. Ci stanno coloro che appunto lavorano su isomorfismi di scala, cioè somiglianze di forma a scale diverse. Parleremo anche di questo, vedremo un esempio molto noto di un lavoro noto. Ci sono compositori che traggono da questa nuova condizione la possibilità di sviluppare una sorta di iperespressionismo, di espressionismo estremo. E infine ci sono coloro che, possiamo dire, colgono dagli aspetti naturali del suono, colgono le suggestioni utili per comporre musica. Cominciamo con appunto un campione delle suggestioni matematiche e architettoniche che è Yannis Xenakis, e parleremo di un suo pezzo che si chiama Metastasis. Yannis Xenakis è un compositore greco, ma nato in Romania, e poi però praticamente sempre vissuto a Parigi ed è naturalizzato francese, è vissuto tra il 1922 e il 2001 inizialmente studia musica, ma è un architetto professionista che fa l'assistente nello studio di Le Corbusier, quindi no, non proprio l'ultimo degli architetti e l'ultimo degli studi. Assieme a Le Corbusier realizza numerosi lavori importanti, di cui uno è particolarmente importante per questo lavoro qua. Scrive molti lavori strumentali per formazioni più diverse e fonda un centro a Parigi che si chiama il SEMAMU, che è il Centro per le Matematiche Musicali, cioè appunto, vedete, dedicate all'elaborazione di processi matematici nella musica, e progetta anche un sistema informatico che è tuttora utilizzato, che si chiama lo UPIC, per la generazione per la generazione musicale. Ora, questo software, per esempio, è una sorta di, immaginate una grande tavola grafica in cui è possibile disegnare, e il software interpreta il disegno in termini di appunto sinusoidi, eccetera, eccetera, e lo sviluppa nel tempo. Xenakis è l'autore anche di numerosi scritti teoretici sulle suggestioni matematiche nella composizione musicale. Devo dire che questo è l'aspetto che mi sembra più problematico, nel senso che appunto spesso si tratta di appunto elaborazioni intellettuali di
di un pensiero musicale, ma è molto difficile, per esempio, trarre da questi scritti un'informazione concreta su quello che fa Xenakis a livello musicale. Tuttavia, insomma, sono comunque testi considerati importanti. Metastasis è il suo primo lavoro orchestrale di grosse dimensioni e è fatto per un'orchestra di 61 elementi, tutta scritta a parti reali, quindi ciascun strumento ha uno suo sviluppo, ed è un brano dedicato alle reminiscenze sugli orrori della guerra. Metastasis, appunto, è un po' un titolo emblematico della guerra come cancro dell'umanità. E in questo brano lui combina le proprie idee che sono state utilizzate dalle Corbusier. Questa è l'immagine che ho dato alla professoressa Pangrazzi per il volantino. Sono le proprie idee utilizzate dalle Corbusier nel padiglione Philips per l'esposizione di Bruxelles del 58 e combina queste idee di queste curve con i ritmi non retrogradabili di Olivier Messiaen, che è un altro grande saggio della musica francese che ha insegnato, è stato il maestro di tanti compositori. Questi sono, per esempio, degli schizzi progettuali delle parti degli archi del brano, di una breve parte dell'archi. E questo brano, l'altra caratteristica è che è proprio esplicitamente dichiarato senza costrizioni serialiste che erano, diciamo, la tecnica, compositiva più in voga all'epoca. Quindi è un compositore completamente controcorrente in quel momento, e tuttavia le sue composizioni sono talmente forti sono rimaste come, diciamo, capolavori eseguiti, molto eseguiti, almeno nell'ambito della musica contemporanea. Allora, un altro, appunto, dicevo, un altro compositore molto noto che sicuramente conoscerete è Karlheinz Stockhausen. Vedremo come lui affronta questo problema, appunto, della saturazione continua dei parametri. Lo affronta inizialmente in un modo e poi, diciamo, a 8-10 anni di distanza lo affronta in un altro modo. Inizialmente, allora, sapete che è un compositore tedesco vissuto tra il 1928 e il 2007 ed è il fondatore dello studio di musica elettronica della WDR assieme a Werner Meyer-Eppler, che era un fisico acustico. Quindi, appunto, diciamo, fondano assieme questo studio per fare esperimenti, appunto, con i suoni elettronici. In quello studio, Stockhausen realizza lo Studio 2, che è il terzo lavoro di Karlheinz Stockhausen, quindi Stockhausen molto molto giovane, interamente realizzato con suoni elettronici. Quindi vedete che si pone subito il problema di dire: ma i suoni elettronici con che cosa li usiamo? Per esempio, con una scala temperata, e perché la scala temperata? Non c'è bisogno di, cioè è una scelta che sembra quasi così forzata, perché in realtà appunto, i generatori elettronici possono fare qualsiasi frequenza. Quindi
Lui fa parte appunto del trend seriale dell'epoca, al contrario di Xenakis, e organizza tutte le sue altezze, cioè risegmenta lo spazio, per esempio, delle altezze con un'altra regola che si basa sul numero 5. Nello studio 2 c'è una pervasività del numero 5 da tutte le parti. E il lavoro è realizzato con delle misture di sinusoidi, composte di, queste misture sono composte di 5 altezze simultanee, che sono tratte da una collezione, tratte in maniera seriale da una collezione di 81 altezze in un ambito che va da 100 Hz a 17.200 Hz. Quindi vedete, siamo fuori dall'ambito tonale temperato, e queste altezze sono organizzate seguendo una regola, cioè sono tutte le altezze, sono l'altezza base che è 100 Hz moltiplicato per la radice 25esima di 5. Questo crea, adesso non voglio entrare nei dettagli matematici della questione, ma questo crea un insieme di 25 altezze che sono distribuite equamente, quindi con un temperamento equabile, su 2 ottave e una terza maggiore. Quindi vedete che è un sistema che è fatto, per esempio, per evitare le relazioni più ovvie, cioè le relazioni temperate e le relazioni d'ottava. Quindi, diciamo, la logica con la quale questo pezzo è fatta è appunto quella di cercare di rielaborare, appunto per venire incontro al problema posto da Lévi-Strauss, rielaborare una segmentazione dello spazio che non sia quella tradizionale. Dopo questo lavoro qua, Stockhausen cambia atteggiamento. Nel 1956 pubblica un articolo che diventerà poi famoso, che si chiama Wie die Zeit vergeht, che vuol dire come vola il tempo, praticamente, e in quale lui teorizza sostanzialmente il ruolo centrale del tempo nella musica. Cioè, l'idea di Stockhausen è che la musica è tutta, tutta, tutta fatta di tempo, perché le altezze sono tempo a livello microscopico, la forma è tempo a livello macroscopico, il ritmo è tempo, diciamo, a un livello intermedio, e insomma, ecco, diciamo, elabora una teoria di quello che avevo chiamato prima l'isomorfismo del tempo, cioè si può fare si può comporre utilizzando, diciamo, le stesse regole a diversi A diversi, a, su diverse scale temporali. Questa è una teoria che ha parecchi problemi, non era così azzeccata come la voleva far passare, ma questa teoria sostanzialmente gli serve per scrivere un nuovo lavoro elettronico nel 1960 che si chiama Contact. In Contact Stockhausen appunto sperimenta questa nuova forma di continuità del tempo. E Contact nella versione iniziale è puramente elettronico, poi dopo lui lo eseguirà assieme scriverà una parte per pianoforte e una parte per percussione e li unirà assieme. Quindi
E Contact è composto da 16 moment form. Questa è un'altra teoria di Stockhausen, cioè la possibilità di elaborare delle forme momentanee che sono praticamente delle sezioni indipendenti che si possono mettere in sequenza e che però sono come dei mini brani completi in se stessi, è come se fossero 16 quadri. Nel passaggio, nella sezione decima, c'è un passaggio specifico che illustra appunto questa continuità tra altezza, ritmo e forma. Siccome non ascolteremo il passaggio, spero che si veda qualcosa. Vedete che qui ci sono degli oscillatori che producono degli andamenti continui e poi c'è una sorta di generatore impulsivo che a un certo punto cala talmente tanto di frequenza da diventare proprio dei singoli punti, no? E questi singoli punti pian piano si allungano e diventano forma. Questo era, diciamo, il modo musicale di Stockhausen per dare un esempio della sua teoria sugli isomorfismi musicali. Un altro compositore interessante da questo punto di vista è Giacinto Scelsi. Giacinto Scelsi è un compositore italiano dalla storia estremamente complessa e quasi leggendaria, vissuto tra il 1905 e il 1988 ed è uno dei pionieri della dodecafonia, perché noi diciamo nella vulgata della storia musicale italiana, per esempio, pensiamo sempre che il pioniere della dodecafonia in Italia è stato Luigi Dalla Piccola. È vero, nel senso che, tra l'altro, appunto, i due non si conoscevano assolutamente, ma in realtà Scelsi, per la sua storia, per le sue amicizie, eccetera, eccetera, era venuto già negli anni 30-40 in contatto appunto con il mondo, che era un mondo europeo, non c'era in Italia dei compositori dodecafonici e seriali, e quindi è uno dei pionieri. Però questa attività pionieristica subisce una lunga crisi creativa all'inizio degli anni 50 e lui produce un cambiamento radicale nelle sue metodologie compositive e comincia a fare delle improvvisazioni al pianoforte e poi con uno strumento elettronico ante litteram dell'epoca che si chiamava l'ondiola e delle improvvisazioni registrate sul nastro magnetico e dopo aver prodotto queste improvvisazioni, io le metto fra virgolette perché in realtà Scelsi aveva una capacità particolare, quella di ripetere per esempio esattamente la stessa improvvisazione a 3 mesi di distanza, con degli archi temporali notevoli, no? Qualcosa che dura 13, 14, 15 minuti, ripetuta. Quindi l'idea è che non fossero proprio delle improvvisazioni, fossero delle cose immaginate, se non altro, nella sua testa e ricordate in maniera dettagliata, e poi produceva questi nastri che appunto poi passava a dei copisti. Questi copisti naturalmente erano compositori anche loro, quindi vabbè, ci sono un sacco di storie, di aneddoti su questo passaggio di nastri, e questi copisti trascrivevano sulla carta quello che Scelsi aveva suggerito.
suonato. La cosa abbastanza straordinaria è che Chelsea rappresenta una sorta di anello di congiunzione tra due compositori molto importanti del secolo scorso, che sono Varese e Xenakis. È una sorta di via di mezzo e in effetti, diciamo, per questo motivo ha un'importanza storica notevole. Naturalmente questo modo di scrivere, questo modo di comporre viene subito criticato in Italia e Chelsea è stato sempre molto, è tuttora molto contrastato in Italia. Appunto ci sono coloro che dicono che era un dilettante, eccetera, eccetera. Qui il problema non è decidere se lui era bravo a scrivere la musica oppure no, oppure fossero i suoi copisti, però sta di fatto che i suoi lavori sono dei lavori estremamente interessanti e importanti dal punto di vista proprio specificamente compositivo. L'altra cosa che caratterizza Chelsea è che le traiettorie compositive delle sue composizioni sono molto misteriose, non si capisce quale nastro fa, cioè da quale nastro viene tratta quale frammento di quale brano, eccetera, eccetera. È un problema molto complicato. Ci sono stuoli di musicologi che al momento lavorano per cercare di ricostruire quali fossero i percorsi compositivi di Chelsea. E questo, diciamo, questo è un altro capitolo, è molto interessante in sé, ma non lo affronteremo qua. Il pezzo che avevo scelto si chiama Uxuctum ed è un pezzo composto nel 1966 e vedete, Chelsea è morto nel 1988 e il pezzo è stato eseguito per la prima volta nel 1987, quindi diciamo, vedete, questo già vi dà un'idea di quanto era contrastato il nostro compositore. Il pezzo ha un'orchestrazione inusuale, anche inusualmente ampia, perché ha un'estesissima sezione di fiati, un coro molto, molto ampio, al quale vengono richieste tecniche vocali estese, e invece non c'ha archi, c'ha soltanto sei contrabbassi nella sezione degli archi, c'ha una nutritissima sezione di percussioni e poi usa uno strumento elettronico ante litteram che erano le onde Martenot, spesso utilizzato anche appunto da Messiaen, eccetera, eccetera. La caratteristica tipicamente chelseana è quella che la musica è quasi esclusivamente articolata intorno a una sola nota, una nota centrale, e con tutta una serie di altezze collaterali che sono talvolta microtonali, talvolta invece temperate, che è però completamente secondario rispetto alla nota centrale. Allora voi direte, ma come si fa a fare un pezzo in cui suona una nota sola, no? E suona solo quello tutto il tempo? E beh, ascoltate Uxuctum di Chelsea e vedrete che Chelsea appunto raggiunge, questo è il suo modo di elaborare un rapporto col continuum, cioè quello di staticizzare praticamente tutto il risultato sonoro per sostanzialmente concentrarsi sull'evolvere del timbro. L'ultimo compositore di questa carrellata qui del continuum è invece Gérard Griset, che è un compositore francese, purtroppo vissuto appunto molto poco,
che aveva e che è il cofondatore del gruppo L'Itinéraire, e diciamo che è uno appunto dei compositori identificati come spettralisti, anche queste sono etichette che lasciano un po' il tempo che trovano. Grisè utilizza moltissimo, per esempio, le nuove tecnologie per analizzare singoli suoni, e attraverso queste analisi riesce a costruire dei lavori che non hanno nulla di elettronico, sono lavori orchestrali, in cui però queste analisi si riverberano all'interno della costruzione musicale. Il lavoro che avevo pensato si chiama Modulation, è un lavoro scritto nel 76, fa parte di un ciclo molto ampio, per un'orchestra di 33 musicisti. Vedete, qui non c'è mai elettronica in tutto questo, e appunto con materiale musicale preso dall'analisi di suoni di trombone elaborati e in continua evoluzione. Nell'elaborazione di questi suoni, che, ripeto, è un'elaborazione orchestrale, non ha nulla di elettronico, però lui riprende alcune tecniche delle tecnologie elettroniche, cioè i subarmonici, i filtraggi, la modulazione ad anello e l'interpolazione armonica tra un passaggio e l'altro. Quindi vedete come Non si vede la questo cosa. Mi scusi, non si vede la slide, infatti. È saltata la condivisione. Io nel frattempo sto cercando di ripristinare un ascolto, eh. No, va bene, ma siamo già molto in là coi tempi, magari. Si vede adesso? Si vedono le slide? Ok, grazie. Allora, adesso passiamo all'altro aspetto, all'altro problema estetico, che riguarda invece la riproducibilità dei suoni. Il suono, come sapete, diventa riproducibile alla fine del XIX secolo e produce un impatto importantissimo. Noi non ce ne rendiamo conto perché ormai siamo totalmente immersi in questo mondo di suoni riproducibili, ma l'impatto nel modo in cui noi percepiamo, ascoltiamo la musica è stato gigantesco. Intanto la musica stessa diventa un prodotto tangibile, è qualcosa che si può, diciamo, congelare in un supporto. Quindi si apre un mercato di massa, e questo mercato si apre subito, molto prepotentemente. E oggi diciamo che questo mercato si è anche chiuso, cioè è finita l'era dei dischi, dei pezzi di plastica, diciamo, perché nel frattempo si è aperto un'altra possibilità, che è appunto quella di ascoltare la musica attraverso la rete in streaming continuo. Quindi oggi diciamo che la musica diventa un prodotto alla spina, una cosa che si apre il rubinetto e si ascolta musica, cosa che naturalmente ha degli aspetti positivi e altri negativi, però non è di questo che voglio parlare. Voglio parlare dei cambiamenti che questa nuova tecnologia, la tecnologia della riproducibilità dei suoni, introduce nel linguaggio musicale. Allora, cosa succede quando arriva la riproducibilità dei suoni? Beh, intanto la prima cosa è che il suono diventa un bene non causale. Che cosa significa questa cosa? Significa che diventa una cosa che non sottostà a rapporti di causalità. Prima della riproducibilità, per produrre un suono bisogna produrlo, bisogna battere
su una pentola, bisogna fare un'azione alla quale corrisponde il suono. Quando il suono viene registrato, il suono diventa un elemento non legato a questo principio di causalità. E questo vedremo che cosa comporta. L'altra grossa cosa è, voi siete degli studenti di estetica, quindi conoscerete Nelson Goodman. Sapete che Nelson Goodman aveva fatto una suddivisione tra arti allografiche e arti autografiche, mettendo la musica tra le arti allografiche. Allografico significa che sostanzialmente per produrre un brano musicale il compositore scrive quello che vuole ottenere su una partitura, e poi c'è un esecutore, c'è un'altra persona, c'è l'esecutore che esegue la musica. Quindi diciamo al contrario di un quadro, il quadro, il pittore dipinge il quadro, e quindi il quadro è una forma autografica di espressione, rappresenta proprio quello che voleva dire il compositore. La musica, fino alla riproducibilità dei suoni, è un'arte allografica. Con la riproducibilità, la musica diventa autografica. Cosa significa questo? Significa che le caratteristiche connotative della musica si consolidano. Cosa sto dicendo qua? Allora, voi sapete che per esempio i linguaggi naturali come l'italiano, il francese, eccetera, eccetera, sono dei sistemi biplanari, cioè hanno il livello delle denotazioni e il livello delle connotazioni. La parola mela significa il frutto mela, eccetera, eccetera, ma può significare anche una città, la grande mela, oppure una marca di computer e così via. Perché diciamo, questi sono gli aspetti connotativi della parola mela. L'aspetto denotativo è che la mela è il frutto, e se io faccio vedere una mela e dico la parola mela, riesco a realizzare diciamo un sistema di logiche e di verità. Se io faccio vedere una pipa e la chiamo mela, mi direte no, non è vero, quella è una pipa, e così via. Cioè, quindi i sistemi biplanari dei linguaggi naturali possono per esempio dire verità o bugie, e la musica non può fare una cosa del genere. La musica è un sistema monoplanare ed esclusivamente connotativo, e però questo sistema di connotazioni, in particolare con la riproducibilità dei suoni, diventa estremamente potente, cioè i suoni praticamente ci rimandano immediatamente a un qualche contesto di riferimento. L'altra cosa che, scusatemi, ho saltato, l'altra cosa che è importante da capire è che la musica elettronica non sarebbe proprio esistita. La musica elettronica prende le sue prime mosse dalla riproducibilità dei suoni. Queste cose che ho appena detto sono diventate subito degli spunti per alcuni compositori, perché si sono resi conto che con la riproducibilità dei suoni i suoni possono essere suoni o interi passaggi musicali possono essere trasferiti da un contesto a un altro, magari estremamente diverso, possono essere affiancati, si può praticamente costruire, comporre con le connotazioni musicali.
E tra l'altro questo aspetto qua, questo aspetto della composizione di connotazioni, può essere pensato e progettato esclusivamente compositivamente, senza bisogno di alcuna riproducibilità dei suoni. E gli esempi che vi proporrò sono appunto dei pezzi strumentali, orchestrali, che però fanno proprio riferimento a questa... A questi aspetti che emergono con la riproducibilità dei suoni. Questi nuovi aspetti compositivi implicano attitudini diverse nella creazione. Per esempio, come vengono scelti gli elementi da prelevare da un contesto per un altro, come viene generata la segmentazione, cioè come si ritagliano questi pezzi di altri pezzi e poi come si usa il materiale, lo si usa letteralmente, lo si elabora, lo si traspone, lo si trasforma e così via. Come vedremo ci sono atteggiamenti molto diversi. Il primo, l'esempio più insomma, un esempio molto chiaro di quello che succede è Charles Ives col suo brano Central Park in the Dark, che è un brano del 1906. Ives era un compositore estremamente visionario, il quale non faceva il compositore come mestiere, era il titolare di un'agenzia di assicurazioni, era molto ricco e si poteva permettere di prendere in affitto l'orchestra, la Boston Symphony Orchestra, che era un'orchestra molto buona, e fargli fare le idee che aveva. Rimane una figura assolutamente centrale nel panorama americano della composizione. E questo brano è stato scritto nel 1906, quindi immaginate, cioè Schoenberg stava ancora scrivendo le orchestrazioni dei valzer di Strauss Jr., cioè è un pezzo, cioè bisogna collocarlo nel tempo, è veramente visionario ed è fatto con una piccola orchestra e due pianoforti, un pianoforte gran coda e un altro pianoforte invece verticale stonato. Già questo, diciamo, vi dà un po' l'idea di come è particolare questo lavoro. E a metà di questo lavoro, se voi lo ascoltate, a metà di questo lavoro il brano praticamente si divide in due. Gli archi seguono un direttore che di solito è il primo violino e il resto degli strumenti seguono invece il direttore principale. E questa... scusatemi. Questa... tentare di fare un ascolto che ti si ricorda almeno questo che dici, cioè, è molto tardi per cui penso che tutti possano ascoltare questo brano, lo trovate in rete, quindi ed è un brano veramente delizioso, molto molto ben costruito e che illustra bene la questione delle connotazioni. La descrizione che Charles Ives mette nelle sue note di programma per l'esecuzione è che lui ha cercato di rendere l'idea di quello che succedeva 30 anni prima della sua, appunto, della creazione di questo pezzo, prima dei motori. È un pezzo, se vogliamo, anche critico nei confronti appunto degli sviluppi tecnologici contemporanei a lui, a Ives, e quindi rappresenta appunto l'idea di quello che si potrebbe ascoltare in quel periodo là, stando seduti su una panchina di Central Park
in una notte, in una calda notte estiva. In realtà questi aspetti, diciamo l'aspetto di critica non viene tanto fuori, ma sicuramente appunto viene fuori una forte elaborazione proprio concettuale e compositiva di connotazioni diverse. Un altro lavoro molto famoso è che riguarda questo tipo di cose qua, è il terzo movimento di sinfonia di Luciano Berio, un lavoro del 1968. Berio è vissuto dal 1925 al 2003. Tra le altre cose è stato il creatore dello studio di fonologia di Milano e è sempre stato un compositore molto eclettico, cioè nella sua produzione ha attraversato praticamente tutte le tecniche compositive possibili e immaginabili, realizzando la maggior parte delle volte dei lavori che sono rimasti dei capolavori per in quell'ambito lì. Nel caso del terzo movimento di sinfonia, il terzo movimento di sinfonia è un esperimento di Berio appunto con le connotazioni musicali. La sinfonia è scritta per un'orchestra molto ampia e 8 voci amplificate, e il terzo movimento in particolare, che è quello appunto a cui mi riferisco, è una sorta di patchwork di citazioni musicali scelte molto, molto sapientemente, collocate su una sorta di canovaccio di base, diciamo, costituita dal terzo movimento della seconda sinfonia di Mahler. Quello che si chiama in Ruhe fließen der Bewegung. E effettivamente questo è il titolo del movimento, del terzo movimento della sinfonia di Berio. Questi sono i frammenti che sono tutti sovrapposti intercalati. Come vedete si va dai 5 pezzi per orchestra di Schoenberg alla Mer di Debussy alla Kammermusik di Hindemith, che appunto al Daphne e Chloe di Ravel, c'è un po' di tutto. Ci sono lì, diciamo, possiamo dire gli amori di Berio, tutto diciamo il bagaglio culturale ed affettivo di Berio viene messo all'interno di questo lavoro, ed è l'effetto è estremamente forte, molto 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 potente. L'ultimo esempio è un altro brano che vi consiglio di ascoltare, è il secondo movimento del concerto grosso numero 1 di Alfred Schnittke. Alfred Schnittke è un compositore vissuto tra il 1934 e il 1998, molto influenzato ovviamente da Shostakovich, ma che si distacca appunto da Shostakovich e in generale dalla produzione russa dell'epoca, sviluppando uno stile, un idioma molto polistilistico. Nei suoi pezzi lui fa sempre riferimento a costruzioni armoniche, ritmiche, molto molto diverse tra loro, e le accosta insieme in maniera abbastanza anche pesante, cioè mettendo insieme... Il concerto grosso è fatto, è, diciamo, ricalca la forma barocca del concerto grosso con due violini solo, poi c'è un insieme di archi, un clavicembalo e un pianoforte preparato.
clavicembalo e pianoforte preparato sono suonati da un singolo strumentista. Questo lavoro è stato scritto nel 76-77 e ha avuto poi una prima esecuzione nell'allora Leningrado, ora San Pietroburgo. E in questo movimento, se lo ascoltate, vedrete che c'è un po' di tutto, si passa dalla sequenza barocca alle melodie popolari, c'è anche un tango, c'è una combinazione molto ricca di connotazioni diverse che rendono il lavoro estremamente interessante. Io credo che di aver finito qui, non ho una conclusione propriamente detta, ma voglio dire, penso di ho parlato fin troppo, quindi adesso lascerei la parola a voi per eventuali domande e altre discussioni, suggestioni. Va bene, grazie al professor Bernardini che ci ha fatto vedere tanta musica appunto del Novecento e anche un'evoluzione naturalmente di alcuni aspetti del linguaggio musicale. Approcci appunto il continuum o la riproducibilità. Sono anche intrecciati questi due approcci, forse appunto per come... Ecco, sì, scusa, dimenticavo di dire, naturalmente sì, sono assolutamente intrecciati e sono, ecco, questo, grazie per avermelo ricordato. Sì, appunto, per rendere un po' più esplicito il tuo percorso. E naturalmente la musica del Novecento probabilmente, insomma, si è complicatissima, secondo me raccoglie i secoli precedenti e aggiunge tante altre cose naturalmente, quindi il Novecento, qualcuno l'ha definito il secolo breve, ma per me è il secolo più denso, sarà breve però insomma quanto a complessità e a densità probabilmente supera tutti gli altri, non che gli altri fossero meno complessi, eccetera, però secondo me il Novecento proprio è particolarmente complesso, quindi per gli approcci, i linguaggi, il discorso tra libertà e necessità, che insomma fosse in maniera appunto così fosse implicita, gli altri secoli se lo sarebbero posto questo problema, cioè i compositori naturalmente, no? E quindi insomma è particolarmente complesso. Se ci sono domande anche da casa o in presenza potete venire qui, perché ho attivato questo microfono per voi e così il professore vi ascolta e vi vede anche, quindi ve lo metto a disposizione. Forse bisogna un po' anche sedimentare tutte queste cose che tu ci hai detto. E quindi forse bisogna riflettere qualche minuto. Va bene, se no sì, sì. Io avrei una domanda, se posso. Da casa, benissimo. Allora, palesati, sì. Facci vedere. Buongiorno, mi vedete e mi sentite? Sì, buongiorno Valeria. Sì, sì, buongiorno. Sì, hai fatto bene a palesarti perché la mano non l'avevo vista. Dai. Ah, okay. Perfetto. Io in realtà avrei una domanda di ordine, diciamo, più forse socioculturale nell'ambito della musica, piuttosto che entrare proprio nel merito, anche perché non mi reputo particolarmente ferrata in materia, quindi sarà una domanda forse anche banale. Dopo questa carrellata comunque di musicisti e compositori
importanti, da quello che mi sembra di aver capito, per la storia della musica italiana, non solo. Mi chiedevo un po' qual è la figura della donna in comunque questo panorama, se ci sono delle compositrici o delle musiciste che hanno fatto la storia. Grazie. Allora, questa è una domanda molto importante perché in realtà sottolinea un aspetto abbastanza evidente, cioè che la storia della musica, almeno per come la conosciamo noi adesso, poi appunto si potrebbe cambiare, è una sorta di boys club, diciamo, fatta sostanzialmente di figure maschili. Naturalmente ci sono, noi conosciamo benissimo, no, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, sono sempre loro poi alla fine però. E diciamo che è difficile trovare appunto delle figure femminili che si collochino appunto a un livello storico, cioè di valenza storica. Adesso questa cosa qui sta cambiando, cioè per esempio nel panorama proprio contemporaneo, cioè, contemporaneo intendo dire più giovane di me, la metà della mia età, il numero di compositrici di grande livello sta progressivamente aumentando. Per esempio abbiamo figure come la Sofia Gui Badulina russa, oppure la Kaija Saariaho finlandese. Qui in Italia abbiamo varie figure importanti, Clara Jannotta, ci sono delle figure femminili che si stanno rapidamente affermando. Sì, devo dire che appunto probabilmente questa è una tendenza emergente adesso. Vorrei pensare, forse mi sbaglio, mi piacerebbe pensare che i problemi musicali non hanno sesso, nel senso che sono uguali per tutti. E che va bene, e che in qualche modo, forse mi sbaglio, può essere pure che invece diciamo c'è un atteggiamento di genere diverso tra, diciamo, tra i compositori maschietti e le femminucce, però non è. Non riesco a vederlo, ecco. Poi sono aperto alla discussione. Grazie. Senza i giovani qui in presenza, so che ci sono anche tra voi gente, persone, studenti che si danno a fare concretamente con la musica. La tua lezione è così teoretica che insomma le domande che ci hai posto necessitano un po' di riflessione. E io volevo chiedere, prego, c'è da casa qualcuno? No. Sono stato io che ho ritorni qui, anche perché oggi però mi dispiace che abbiamo un po' fatto così questi pasticci con l'audio, però effettivamente questi brani sono facilmente reperibili, credo, su YouTube, forse la maggior parte, se non tutti. E io sono tutti assolutamente reperibili, e devo dire che
mi scuso appunto di questa cosa, ma preferisco che appunto ciascuno se li ascolti in maniera, diciamo, se li ascolti con la dovuta qualità piuttosto che appunto questi sistemi, diciamo, di teleconferenza, eccetera, eccetera, non sono ancora così evoluti da consentire appunto degli ascolti fatti bene. Quindi tutto sommato non mi dispiace il fatto che, va bene, adesso avete delle indicazioni, se desiderate seguirle le potete seguire, ecco. Anche questi pezzi li trovate veramente dappertutto su YouTube, ci sono varie esecuzioni, potete, insomma, non ci sono problemi. Una volta era molto complicato ascoltare questa musica, adesso per fortuna è diventato molto più semplice. Sì, io ti volevo così chiedere una cosa. Dunque, io a un certo punto, no, insomma, nel panorama della musica del Novecento, a un certo punto mi sono fatta un'idea, dimmi se mi sbaglio, però, insomma, che esista in sostanza, fino ad un certo punto almeno, una sorta di musica del Novecento europea e una musica del Novecento extraeuropea, per come dire, approcci appunto al suono in generale, per risultati compositivi. Non è soltanto una questione geografica, che magari qualcuno sta negli Stati Uniti e altri stanno in Europa, no? E per cui mi sono avuto l'impressione come se l'Europa non riuscisse a fare a meno, come dire, della sua tradizione europea, mentre i musicisti americani, insomma, riuscivano a essere più liberi. Il fatto che, per esempio, forme tradizionali riescano a contenere poi composizioni che tradizionali non sono più. Invece Charles Ives ci dice, appunto, composizione nel Central Park di notte. Io non lo so, se forse non esiste più attualmente questa specie di ideale divisione, però in passato mi sembra che sia esistita, perlomeno fino alla metà, negli anni 70, grosso modo. Io ho avuto questa sensazione più di una volta, non so se anche tu, che ci sia una sorta di musica appunto più europea e una musica extraeuropea. John Cage, diciamo, sarebbe quello che, insomma, a un certo punto arriva, sfascia tutto, diciamo così, in Europa, ma forse neanche del tutto. Io ho questa sensazione che adesso, alla fine del secolo scorso, c'è stata una sorta di abbattimento di questa divisione, insomma, da queste polarità che ancora esistevano, grosso modo, fino agli anni 70. Dimmi tu se mi sbaglio, però se mi sbaglio. No, questo è un problema molto interessante. Io ho ho la sensazione che queste divisioni esistano ancora. Cioè, se analizziamo, per esempio, la produzione musicale statunitense, no? La tradizione musicale statunitense è fatta di elementi molto contrastanti tra loro, cioè uno come Ives o come Henry Cowell, sono, diciamo, molto diversi da qualcuno come Elliot Carter, o per non parlare poi degli sviluppi minimalisti di Steve Reich, Philip Glass, cioè sono diciamo che io non sarei capace di dire che la musica americana statunitense è più libera da diciamo preconcetti della musica europea.
perché insomma vedo molti problemi anche lì, cioè, per esempio negli sviluppi del minimalismo sono andati, come si suol dire, a sbattere contro un muro, cioè non sono, cioè, quindi voglio dire, vedo molto questo tipo di problematiche. C'è anche una, appunto, c'è la produzione sovietica e russa, è completamente diversa, è un'altra strada ancora. Diciamo che oggi no, noi possiamo attingere a qualsiasi di queste storie e possiamo formarci. Naturalmente, però, per esempio, qua il problema è un problema dell'accademia, cioè di cosa si insegna nell'accademia. L'accademia tende a rinchiudere, no? Diciamo, in Italia i compositori italiani sono più importanti, no? E magari appunto non si conosce la produzione, che ne so, di Camargo Guarnieri, o di compositori messicani, brasiliani, ci sono, ecco appunto, una figura come Camargo Guarnieri, che è un compositore brasiliano del Novecento, ma ha scritto della roba colossale, ha scritto tantissimo, cioè, ed è, se non sconosciuto, poco ci manca qui, no? In fondo chi conosciamo? Ginastera, Villa-Lobos, questo. Ecco, mi piacerebbe pensare che oggi, grazie al mondo in cui viviamo, eccetera, eccetera, riusciamo a pescare un po' dappertutto, dove ci sembra interessante, perché se è vero che dal punto di vista stilistico succedono, cioè ci sono delle settorialità, poi i problemi, per esempio, di cui abbiamo parlato oggi, sono dei problemi universali che molti compositori in molte parti del mondo affrontano e trovano soluzioni naturalmente molto individuali. Quindi non so come rispondere, perché da una parte sono tutto sommato contento che ci siano delle specificità territoriali, cioè che la musica europea abbia una sua specificità, quella sudamericana una sua specificità, quella americana, e dall'altra parte dico, ma io come compositore adesso posso in realtà rivolgere il mio sguardo dove voglio, dove ritengo opportuno, cosa che forse in passato, se non altro per una questione proprio di conoscenza, era difficile fare, ecco, questo. Grazie, questo va nella direzione appunto della complessità delle cose, perché poi il secolo XXI, insomma, si sta sobbarcando anche una bella eredità dal precedente, quindi sì, insomma, è sempre più complesso il panorama, più complesso che mai. Va bene, volete fare una breve domanda, ma comunque sia, noi il corso di estetica lo concludiamo lunedì prossimo e parleremo proprio della musica del primo Novecento italiano, perché il nostro è un corso che riguarda cose italiane, ma sicuramente appunto anche all'interno di cose internazionali. Va bene, poi avremo modo di approfondire altre cose, perché ho trovato questa definizione che tu dicevi appunto del bene non causale che mi interessa molto,
volevo un po' vederla meglio con te. Va bene. Interventi, io direi che possiamo far andare il professore, che oggi l'abbiamo costretto alla scrivania da stamattina alle 8 e quindi mi sento quasi in colpa, devo dire. Quindi beh, è giusto che lo lasciamo andare. Io vi ringrazio molto per l'opportunità di parlare di queste cose, perché sono, come potrete capire, cose che mi interessano sommamente, cioè fanno parte, sono il senso della mia vita, praticamente dedicata a queste cose qua. Quindi sono molto contento e ti ringrazio, Tiziana, per avermi invitato a questi seminari. Sì, io mi auguro vivamente che ci si possa ritrovare in altre iniziative. Ho l'idea di fare altre cose, vediamo un po', forse qualcosa già ti avevo detto, sì, spero appunto di averti ancora a Napoli, mi farebbe molto molto piacere. Volentieri, e stavolta fisicamente presente. Comunque ti ringrazio ancora molto, è stato molto bello. Bene, allora salutiamo il professor Bernardini e lo ringraziamo, e noi ci vediamo lunedì prossimo per il corso, e con il professore spero appunto di continuare a parlare di queste cose. Ti saluto e ti ringrazio. Arrivederci, arrivederci, grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci a voi. Ciao Alessandro, ciao a tutti.